abbiamo questa bella giungla d'edera dove bisognerà darci di mano e di zappa per estirpare tutta quanta questa schifezza. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo come sistemare tutto questo macello che c'è nel giardino sul retro della casa nuova che abbiamo acquistato. La prima cosa, avevo tre di queste porte vecchie che c'erano nella casa anni e anni fa. Due ho deciso di tagliarle in modo che diventeranno le finestre del solaio, che momentaneamente ne è sprovvisto. E una terza, gli toglierò i vetri, metterò il legno e diventerà la porta di una parete che costruirò qui per chiudere e separare questo pezzetto di terreno. Quindi per prima cosa porto via le due porte, così da fare più spazio. Ora mi faccio ancora un po' di spazio, specialmente qui in questa zona dove ho pensato di chiudere, mettere una porta qui e una parete che arrivi per un'altezza di circa 2 metri, chiudere anche questo pezzo qui. Quindi alla fine dovrebbe venire l'accesso alla cantina separato, qui una piccola parete e qui la porta che permette di entrare all'interno di questo rettangolo di terreno che verrà adibito principalmente allo stoccaggio della legna da ardere e poco più. Infatti vedete che ora c'è di tutto e di più, ma principalmente legname che andrà in parte smaltito e in altra parte tagliato per essere bruciato. Però ovviamente in questo stato è indecente e va messo un po' d'ordine. Questo lo vedo bene come palo da piantare nel terreno per fissare la struttura. Cipolle vintage. Voglio provare a liberare questa grande struttura di assi che penso che possa essermi comoda per fare la parete, come base per la parete, se le assi non sono marce. Ora vado a bucare e a tassellare a parete questo bel muralotto dove poi attaccherò tutta quanta la struttura. Visuale dall'alto, ho preso una delle due strutture di legno, l'ho sollevata e tagliata a misura e fissata alla parete. E adesso andrò a prendere l'altro pezzo fino ad arrivare alla misura che serve per chiudere tutto quanto. E così, dall'altra parte, è come sarà, magari senza ragnatele, terra e edera, più o meno a filo porta per l'altra parete. Qui continuerà e da questa parte ci verrà l'altra porta per entrare. Ora prendiamo l'altro pezzo di struttura, andiamo a tagliarlo più o meno a misura e poi lo andiamo a posizionare accostato a questo. Ora partendo dall'altezza dell'altro pezzo andiamo a scendere leggermente per raccordarci all'altezza della porta che poi verrà montata. E poi, come per quel pezzo di struttura iniziale, anche per tutto il resto, viti belle lunghe con testa Torx, bloccare il tutto. Ed ora, smerigliatrice alla mano con disco per taglio del legno, vado a fare il taglio in modo che alleggerisco anche la struttura prima di doverla rialzare, risollevare e fissare. Quindi palo interrato, colata di cemento con misto e sabbia, bel palo alto, dove poi attaccherò i cardini dove si aggancerà la porta per chiudere il tutto. Ora mi taglio un po' di assi di pallet per mettere sulla porta al posto dei vetri che c'erano prima.
assi posizionate, chiodi, martello e andiamo a unire il tutto. Ho sicuramente in giro dei cardini, ma nel casino del trasloco chissà dove sono andati a finire, quindi mi taglio una piastra, un paio di viti per 10, le vado a creare da zero. E ora vado a saldare vite e piastra per creare la cerniera. E infine porta montata con le cerniere artigianali, funzionante. Ora ci monto anche un chiavistello ed ecco anche il chiavistello montato. Catenella con lucchetto e lassù faro crepuscolare solare con telecamera, perché fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio. E all'interno adesso questa e molta altra legna verrà tutta tagliata e accatastata su questa parete. E invece da quest'altra parte sarà un bel corridoietto libero. Vedremo, magari ci faccio anche un'area barbecue, una pavimentazione in pietra. Adesso vediamo come prosegue. Ed ora è giunto il momento di fare un po' di ordine e pulizia. Mi aspetta un po' di lavoro. Piano piano comparirà la legna per l'inverno e si farà un po' di pulizia e un bel po' di spazio. Ed ora, visto che abbiamo un po' di queste lastre di ardesia recuperate, le utilizziamo per fare una pavimentazione qui nel cortiletto, così da rendere anche più pulito il passaggio, perché che ci cresce erba non ci interessa, ma neanche avere terra nuda che poi si porta in giro, ma si porta anche in casa, non è il massimo, specialmente nella brutta stagione. Quindi andiamo a posare un po' di queste lastre, così facciamo una camminata. Ho dato una ammorbidita al terreno in modo che possano posarsi il meglio possibile e adesso andiamo a incastrarle nel miglior modo. E pian pianino, con un po' di lavoro, sta diventando un bel cortiletto pulito e ordinato. Ovviamente c'è ancora da fare. Quando avrò altre lastre per la pavimentazione le aggiungerò, però già così abbiamo la nostra legna, il pavimento, e abbiamo fatto qualche progresso. E anche visto da sopra comincia a migliorare. Ed eccovi come è fino a questo momento. Qui abbiamo la porta della cantina, qui c'è la parete. Ho aggiunto delle assi anche sopra per proteggere e rinforzare un po' di più la struttura. Nostra porta, catenaccio, entriamo. C'è una camminata in sasso per rendere il tutto un po' più pulito. E abbiamo cataste di legna. Sostanzialmente è diventato una legnaia con ricovero di attrezzi annesso, pallet da smontare, ceppo dove spaccare la legna e, perché no, un'estensione anche del laboratorio, dove poter fare lavori anche magari un po' più polverosi all'aperto senza doverli fare al chiuso. C'è anche la carriola che si è dimostrata molto utile e sarà molto utile tutti i lavori che dovrò fare, scale varie anche per raccogliere la frutta dagli alberi e legna che dovrà solo aumentare per affrontare il freddo che arriverà durante l'inverno. Tutta questa parete dovrà essere riempita e anche di più. Ecco la visuale dall'alto.
Bene amici, anche questo video è terminato, io spero sia stato di vostro interesse quest'altra tappa della ristrutturazione della casa nuova. Se così fosse, scrivetemelo nei commenti, mettete mi piace, condividete il video e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Detto ciò, a me come sempre non resta da fare altro che salutarvi e augurarvi buon fai da te a tutti.